Gesù è cristianesimo vittorioso. Gesù, cristianesimo vittorioso. Gesù, cristianesimo vittorioso. Sì, ne ho già parlato, cari amici, in antichi video intitolati e Patriarcato e Cristianesimo, Cristianesimo e Patriarcato. E il cristianesimo è diventato la religione dei popoli che hanno dominato il mondo. E oggi, come oggi, il cristianesimo è la religione delle più grandi potenze. Gli Stati Uniti sono cristiani gli Stati Uniti, La Russia è cristiana, che sia chiaro. La Russia è. In Russia c'è il cristianesimo greco-ortodosso, Stati Uniti, Russia, l'Europa è cristiana. Sino all'altro ieri avevamo il grande impero coloniale inglese, gli inglesi sono cristiani, inglesi, grandissimo impero coloniale inglese, c'era il grandissimo impero coloniale francese. Oggi la scena mondiale è controllata dagli Stati Uniti, dalla Russia. Sì, è arrivata la Cina, ma la Cina ha acquisito la tecnologia dell'Occidente cristiano, sia chiaro. Tutta la tecnologia cinese, anche quella indiana, è tutta cristiana. Cioè, è la tecnologia, è la scienza che si è sviluppata nei paesi cristiani. Se torniamo indietro, c'era anche il grande impero spagnolo, Carlo V, grande impero spagnolo, della cristianissima Spagna. Carlo V diceva: sul mio impero non tramonta mai il sole. Il cristianesimo. Sì, qua potrei fare una dissertazione che dura diverse ore, ma stringiamo. Il cristianesimo vittorioso. E che cosa è mai successo? Ma perché il cristianesimo ha fatto dei paesi cristiani i paesi che hanno dominato il mondo? Perché? Ma perché? Perché? Per quale motivo? Semplice, perché quando nasce il patriarcato, quando si passa dal matriarcato al patriarcato, col patriarcato nasce la figura del padre, il padre, pater familias. Queste cose ve le ho spiegate bene, Roma di archi dopo di archi, ma soprattutto nella stirpe del serpente, la stirpe del serpente. E nasce la figura del pater familias. Il pater familias ha il potere sui figli. I figli a volte si ribellano, non accettano il potere del pater familias. Il matriarcato non c'era, il pater familias, capito? Non c'era la figura del padre, il matriarcato. Il patriarcato c'è la figura del padre. E i figli spesso e volentieri si ribellano alla figura del padre. C'è il complesso edipico, no? Questo Edipo, cioè Edipo che ammazza il papà, lo ammazza il papà anche senza sapere che è il suo papà. Vabbè. Allora, perché il patriarcato nasce prima del cristianesimo, Il patriarcato nasce all'incirca nel 4000 avanti Cristo, poi si rafforza in Grecia. Si rafforza in Grecia e poi c'è il politeismo patriarcale, però i figli litigano tantissimo i figli col papà. E che succede con Gesù? Perché Gesù diventa la religione dell'impero romano? Con Teodosio? Verso il 400 d.C., prima con Costantino, ma soprattutto con Teodosio, l'editto di Tessalonica. L'imperatore romano Teodosio fa del cristianesimo l'unica religione dell'impero romano, e l'impero romano diventa un impero teocratico. È l'unica religione che, perché? Ma semplice, è tutto scritto nei Vangeli. Qual è la caratteristica principale di Gesù? Che Gesù è un figlio del Padre Eterno,
è un figlio che accetta la volontà del Padre Eterno, del Padre Familias. Perché Gesù, nell'Orto degli Ulivi, quando si avvicina al momento del suo supplizio, lui lo sa, Gesù lo sa che verrà suppliziato. E che dice Gesù nell'Orto degli Ulivi? Dice: Padre, se puoi, allontana da me questo calice. Comunque sia fatta la tua volontà. Gesù, che è figlio, accetta la volontà del Padre, anche a livello di martirio. E con Gesù avviene la completa sottomissione del figlio nei confronti del Padre. E certo il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell'impero romano e poi diventa la religione dei paesi vittoriosi e vincenti fino ad oggi, gli Stati Uniti, la Russia, le bombe atomiche, eccetera. Con Gesù il patriarcato raggiunge l'apice, spariscono le idee con Gesù, ci sono soltanto, c'è un unico Dio, spariscono, nel politeismo c'erano gli dei, anche le idee, e la Chiesa è fatta solo di uomini. Papa è un uomo, i cardinali sono uomini, i vescovi sono uomini, i preti sono uomini, il trionfo del patriarcato, perché Gesù è il figlio che accetta la volontà del Padre, simul h cadaver, direbbero i gesuiti, come un cadavere. Ecco, cari amici, questa è la mia lezione natalizia, che io vi faccio qua dal Barbalù, ok? Capito? Capito, cari amici? E sono cose che ho già spiegato molto bene nella mia pregiata opera From Matriarchi to Patriarchi, ma prima ancora nella Stirpe del Serpente. E la Stirpe del Serpente, quando io sarò morto, diventerà la nuova Bibbia dell'umanità. A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.